Sarà Mario Palazzi il nuovo allenatore rosso-blu? Certo, tutto è ancora in forze, perché bisognerà vedere se il 26 luglio verrà completata l'iscrizione, come fuori, comunque assicurato il presidente dell'Aquila Calcio, Gianluca Ius. L'ex braccio destro di Serse Cosmi, se entro il 26 luglio tutta la documentazione dell'iscrizione sarà completata con tutti gli oneri economici, sarà il nuovo allenatore dell'Aquila Calcio. È il presidente del CDA a comunicarlo in una nota ufficiale, nella quale si evince che venerdì 27 luglio, che è il giorno successivo del termine ultimo per ultimare l'iscrizione, potrebbe essere il giorno utile per una conferenza stampa per presentare l'allenatore Palazzi e i primi nuovi arrivi, che potrebbero essere scelti proprio dallo stesso ex tecnico del Foligno nel centro sportivo del Sette Ville, Case Rosse. Per Palazzi potrebbe essere la prima esperienza da allenatore in prima, partendo dall'inizio della stagione, visto che nelle altre esperienze che ha avuto, che sono Foliglio, San Giovannese e Lupa Castelli, è subentrato a stagione in corso. Questo il comunicato di Gianluca Ius. La società L'Aquila Calcio comunica di aver sondato la disponibilità ad accettare l'incarico di prossimo allenatore dell'Aquila Calcio al mister Mario Palazzi, che, considerati i tempi e le difficoltà tecniche, ha chiesto qualche giorno per ufficializzare la sua nomina. La società rende noto che martedì 24 luglio alle 16 presso il centro sportivo della società sportiva Sette Ville Case Rosse di Roma, lo staff tecnico dell'Aquila Calcio, presieduto dal mister Palazzi, visionerà alcuni giovani delle annate 98, 99 e 2000 provenienti da diverse società professionistiche italiane, al fine di scegliere alcuni giovani che faranno parte della squadra per il prossimo campionato. La presentazione del mister e dei primi innesti sarà programmata a breve, subito dopo la conferma dell'iscrizione, probabilmente già da venerdì pomeriggio. Insomma, non resta che aspettare.